Siamo Le Scene Oscene, una compagnia teatrale amatoriale nata 5 anni fa come sezione giovanile della più famosa ed apprezzata compagnia dei mattatori di Asti. Nel 2018 abbiamo esordito con una divertente commedia francese dal titolo Imbarco immediato. Nel 2019 abbiamo portato in scena La strana coppia del commediografo americano Neil Simon, ma in versione femminile. Siamo stati fermi a causa della pandemia da Covid negli ultimi 3 anni, ma quest'anno ci siamo rimessi in pista e vi presentiamo questa famosa commedia di Neil Simon dal titolo Rumours. Come molti di voi sapranno, anche noi come i mattatori, oltre a divertirci nell'attenta costruzione delle rappresentazioni teatrali, destiniamo in beneficenza l'incasso netto dei nostri spettacoli. E un breve accenno alla storia, quello che vedrete questa sera sul palco. Siamo a New York, verso la fine degli anni Ottanta, nella casa del vice sindaco Charlie Brock e di sua moglie Mira, i quali hanno invitato gli amici più cari per festeggiare tutti insieme il loro 10° anniversario di matrimonio. Gli amici che via via si presentano alla festa sono Ken Gorman e sua moglie Chris, entrambi avvocati, il tributarista Leonard Ganz, Lenny, con la moglie Claire, lo psicanalista Ernie Cusack con la moglie Cocca e infine la candidata al Senato americano Glenn Cooper con la compagna Cassie. Le 4 coppie si troveranno, loro malgrado, coinvolte in un presunto tentativo di suicidio. Lo sforzo di gestire l'increscioso contrattempo darà origine a una girandola di tentativi di depistaggio, di bugie e di pettegolezzi. L'intervento di una poliziotta, l'agente Welsh, costringerà il gruppo di amici a confessare la verità, che ovviamente, date le premesse, si rivelerà molto fantasiosa, ma non troppo. Ti pare che non ti avrei avvertito? Chiamalo di nuovo! Ma l'ho già chiamato 2 volte, lo stanno cercando! Come sta? Non lo so, sangue in modo pazzesco! Oh mio Dio! La stanza è piena di sangue! Non capisco perché la gente debba dipingere le case di bianco! Se tra 2 minuti non sei vivo, chiama l'ospedale! Ho bisogno di una sigaretta, Ken! Dopo 18 mesi! Ma sei matta? Cerca di controllarti, Non è vero! No, non può essere vero! Ken, il telefono! Ken! Pronto? Ah, dottor Marx! Sì, l'avevo cercata, ma la sua segretaria mi ha detto che era teatro. E il dottore? Non l'avrei disturbata, ma si tratta di un'emergenza. E il dottore? Sono Chris Gorman, mio marito Ken ed io siamo amici di Charlie Brock. E il dottore, il dottore! Perché non l'hai detto subito? Mi scusi, dottore, ma è successo una disgrazia. Io volevo chiamare il nostro medico, ma mio marito è avvocato e date le circostanze ho pensato fosse meglio chiamare il medico di Charlie. E dunque, siamo arrivati qua, a casa di Charlie, circa 10 minuti fa, quando scendendo dalla macchina abbiamo sentito un enorme... Non dirgli niente! Cosa? Non dirgli che cosa è successo! Non devo... Fai come ti dico! E Charlie? Sta bene, solo un colpo di striscio, non dirgli della revolverata! Ma il dottore l'hanno tirato fuori apposta dallo spettacolo! La pallottola gli ha bucato l'obo dell'orecchio, non è niente, su... Sangue? Sta bene, su, non dirgli niente, non dirgli cosa è successo! Sì, ma io gli stavo dicendo che scendendo dalla macchina abbiamo sentito un'enorme cosa! Che cazzo abbiamo sentito? Che abbiamo sentito? Un attimo, dottore, sto cercando di ricordarmi! Abbiamo sentito un tonfo. Tonfo? Sì, sì, sì. Quando è tornato giù dalle scale. Giusto. Eccomi, dottore, scusi, stavo parlando con mio marito. Dunque, abbiamo sentito un enorme tonfo, come se Charlie fosse volato su per le scale. Giù per le scale? Giù per le scale, ma sta benissimo. Sta seduto sul letto, lo chiamerà domattina. Sta seduto sul letto, lo chiamerà domattina. La chiamerà. La chiamerà domattina. Ti dispiace molto averlo disturbato? Mi dispiace molto averlo disturbato. Ma sta benissimo. Ma sta benissimo. Grazie e tanti saluti. Dove vai? A lui, ringrazio e salutalo. Grazie mille, dottore. Sì, come dice? Senza le vertigini? No, niente vertigini. No, niente vertigini. Come? Mi muove gli arti? Sì, muove tutto come una marionetta, taglia corto! Ma dottore, l'hanno tirato fuori apposta dal musical Il fantasma dell'opera! Sì, muove tutto. Ah, come? Ha difficoltà nel parlare? No, nessuna difficoltà! Parla, canta, gorgheggia! E smettila di gridare, finirà per sentirti! Io devo tornare da Charlie! No, nessuna difficoltà di parlare. Niente cosa? Nessun ronzio nelle orecchie? Questa poi, no, digli di no! Sì! Un piccolo ronzio, un ronzino. T'ho detto di dirgli di no. Beh, sembrerà più credibile avere ronzio. Gesù. Ah, ok, bastoni poco caldo. Ken, bastoni poco caldo. Va bene. Sua moglie? Mira? Sì, Mira qui. Oh, è qui. Non ti dici che è qui? Vado a parlare con lei altrimenti. Dottore, mi sono sbagliata. Aspetta,
14 ci fosse, invece non c'è. È appena uscita, tornerà a momenti. È appena entrata, uscirà a momenti. Ah, sì, il suo numero di casa, sì, ce l'abbiamo. L'abbiamo, l'ho visto, è la leggenda di sopra. Ah, sì, è qua. Ah, dottore, tra l'altro, lo spettacolo è bellissimo, l'abbiamo visto, che ne dio. Specialmente il secondo atto. Chi è che fa il fantasma stasera? Devi commentare proprio tutto lo spettacolo? Mi scusi, dottore, ma Charlie mi sta chiamando. Arrivo subito, Charlie. Sì, 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 certo, sembra stare meglio. Va bene, certo, le farò sapere. Guai a te se mi fai di nuovo fare una figura simile. Ma per chi mi hai preso? Se chiamano, tu non rispondere. E allora perché mi hai detto di rispondere prima? Perché pensavo che la pallottola gli fosse entrata in testa, non nel lobo dell'orecchio. Versami della vodka. Ho lasciato cera in piedi sotto la doccia. Beh, se nega questa volta la telefonata, la fai tu. Non capisco perché siamo sempre i primi ad arrivare. Mai una volta che arriviamo in ritardo. Fossimo arrivati solo 10 minuti dopo, tutta questa faccenda se la sarebbe dovuta vedere qualcun altro. Oh, merda, merda, merda. Chi sarà? Non lo so, vedi forse qualcuno. Pensi che abbia i pattini a rotelle? Lascia che ci pensi un momento. Ma guarda, pensaci finché vuoi. Tanto io da prima non ci vado. E va bene, dai. Devono essere Lenny o Ernie. Avanti, apriamo. Beh, le mani le hai, no? Vai e apri. No, dimmi che cosa è successo. Mi serve qualche minuto per sistemare la faccenda, dai, non li puoi trattenere. Loro invitano i loro migliori amici per il loro 10° anniversario di matrimonio. La moglie non c'è, lui si spara all'orecchio e io dovrei fare conversazioni con gli invitati. Un tentativo di suicidio è un crimine, per non parlare dello scandalo. Charlie è vice sindaco di New York, è mio cliente, oltre che mio migliore amico. Devo proteggerlo, no? Fagli un'ora di casa per qualche minuto, Tutto il tempo di inventare qualche scusa. Fare gli onori di casa, niente da mangiare, niente da bere. E la donna, e il formaggio, e Mira. Che cosa dovrei fare aspettando il tuo ritorno? Una partita Monopoli. Sei avvocato anche tu, non ti viene in mente niente? Contratti, io faccio contratti editoriali. Se uno viene qua e vuole fare un contratto, quello lo so fare. Su, allora, fai la brava, io torno su. Lasciali suonare, no? Forse se ne torneranno a casa loro. Vuoi rilassarti? Beviti la mia vodka! Perché un bicchiere di vodka è meglio di 2 boccate di fumo? Perché sanno che hai smesso e se ti vedono fumare capiscono subito che c'è qualcosa che non va! Ah certo, perché invece vedermi stramazzare ubriaca ai loro piedi farà forse un'impressione migliore, vero? Clendi, tesoro, ma sì, splendida! E Lenny? E in macchina abbiamo avuto un incidente. La BMW nuova di zecca 2 giorni e la portiera sventrata. Non dire niente a Charlie, Mira. Non voglio rovinargli la festa. Mio Dio, ma sei ferita? Sì, sì, sì. Il labbro mi si sta gonfiando. Oh, Gesù! Sembra un suonatore di tromba. Oddio, e Lenny come sta? Lenny? Ah, Lenny cammina molto lentamente. Ha avuto un colpo di frusta. La cintura di sicurezza per poco non lo strozzava. Oh, tesoro, mi dispiace. C'è qualcosa che posso fare per te? Sì, ti prego. Non dire niente, Mira. Ci tiene troppo a questa festa. Salve Charlie, salve Mira, siamo qui ragazzi. Sono di sopra, Lenny. Hai sentito cosa è successo? Stamattina un idiota è uscito sparato come un missile dal suo garage e mi ha preso in pieno. Adesso la portiera della mia auto ha 4 sportelli. Ho saputo del collo? Sì, è stato come una frustata, pensavo di essere un mulo alla guida di un treno. Posso offrirti qualcosa da bere? No, non penso di poter ingoiare niente da dietro alle spalle. Magari un po' di ghiaccio in una salvietta. Ghiaccio? Ah, questo era il loro regalo, bicchieri di Murano. Se qualcuno gli regalerà una boccetta di Attack sarà un bel regalo. Non vado a perdere un pezzo di lingua e parlare con la zeppola per il resto della mia vita. Una macchina nuova di zecca, mai toccata da nessuno, lucidata e illustrata dalle tedesche di Monaco. Adesso sta lì e sembra un residuato bellico. Pronto? Sì, sono Leonard Ganz, c'è il dottor Marx, per favore. Il dottor Marx? Sì, è urgente, ho preso un colpo di frusta qui. Ah, capisco. Ma sai in quale teatro? Io davvero ho bisogno di una sigaretta. Ma proprio non puoi. Sì, sono al 223-69-5742. Ah, grazie, va bene. Ma non c'è niente da mangiare, un tramezzino, qualcosa. Veramente? Io non vedo niente. Ma niente tramezzini. E la cuoca mai lì? Dov'è? Lei fa dei tramezzini favolosi. Ma lì non saprei, penso che questa settimana non ci sia. La settimana dell'anniversario di matrimonio? Sì, perché mi pare che sia dovuta tornare in Giappone, perché sua madre non stava bene. Ma Maylee è cinese? Sì, certo, e che sua madre è andata in Giappone in ferie. Posso guardare solo in alto? Spero che a questa festa vengano solo persone più alte di me. Ma dov'è Ken? Ken?
È in bagno. E Charlie e Mira? Sì, stanno ancora vestendo. Non sono ancora pronti? Cioè, noi arriviamo dall'altra parte della città, abbiamo avuto un incidente d'auto, eppure siamo puntuali, no? Incomincia a piacermi il labbro, forse dovrei fare gonfiare anche quello inferiore. Ma neanche delle patatine o dei salatini. Stamattina ho avuto 3 colloqui con l'ispettore tributario e per di più a stomaco vuoto. Claire, per favore, fammi a prendere una Coca-Cola e qualcosa da mettere sotto i denti, io torno subito. Dove vai? In bagno, non sono riuscita a fare neppure quello! Ma c'è un bagno per gli ospiti, qua giù. Ma non c'è dentro casa? No, che nel bagno della camera degli ospiti, lassù. E perché non ha usato questo? Non lo sapevi, ha detto che gli scappava ed è corso di sopra. Sì, ma questo era più vicino, no? Lo sai com'è, quando ti scappa non riesci a smettere di correre. E quella corsa era più breve! Lenny, non siamo alle Olimpiadi, perché non vai in bagno, la fai e la fai finita? Mi fanno apposta i bagni per gli ospiti. Se chiama il dottor Marx, esco subito. Claire, ti devo parlare. Cosa c'è? Non so come dirtelo, sono così nervosa. Lo vedo, hai le mani ghiacciate. Sta succedendo qualcosa, vero? Oh mio Dio, come sei intelligente. Tu capisci sempre subito tutto il volo. No, Chris, però così mi fai paura. Dimmi cosa sta succedendo. Va bene, siamo arrivati qua, a casa di Charlie, circa 10 minuti fa. Quando scendendo dalla macchina abbiamo sentito un enorme... Salve, Claire! Sei splendida! Niente, non abbiamo sentito niente! È in ottima forma, vero? Ma è questo il vestito che indossavi per la serata di beneficenza della paralisi cerebrale infantile? No, questo lo feci per la demenza senile. Ciao, Ken! Dov'è Lenny? Lenny è in bagno e Charlie e Mira dove sono? Si stanno ancora vestendo! Sì, si stanno ancora vestendo! Allora, com'è andata con la macchina nuova? Intendi la BMW? Già, l'aspettavo questa settimana, è arrivata? Sì, siamo venuti con quella. E come va? Uno schianto! Oh. Senti, ho proprio bisogno di andare in bagno, è finito? No, credo ci sia dentro Mira. Perché non vai in quello di servizio, nella camera di servizio, dietro la cucina? Detesto usare i bagni della servitù, sono gli unici che non puliscono. Vado in cucina a cercare qualcosa da mangiare per Lenny. Vieni su, presto! Che c'è? Sbrigati! Che cosa hai detto? Non me lo ricordo. Non ricordi? Non riuscivo neanche a sentire quello che dicevo, parlavo più veloce del mio stesso pensiero. Ma che domande ti hanno fatto? Tutte quelle che non avrei voluto sentire. Guarda che hanno capito che c'è qualcosa che non va. Non sono mica stupidi. Noi forse lo siamo, ma loro lo di certo. Cerca di controllarti. Ma perché non gli diciamo la verità? Tanto verranno a scoprirla comunque. Ma so nemmeno io la verità. Charlie sta ancora sbiascicando. Su, adesso vai da lui. Vuole vederti. Me? E perché vuole vedermi? Piange come un bambino. Non riesco a farlo smettere. Ha bisogno di una donna. Per cosa? Per piangere. Piangere, io posso ragionare con lui, ma non so confortarlo. Ti prego, lascialo piangere sulla tua spalla per un paio di minuti. Sanguina ancora? Perché questo vestito mi è costato $1,200. Oh Gesù. Oh, ciao Len! Ciao Ken, hai sentito della mia nuova auto? Sì, congratulazioni, eh. Ora, scusami, dove vai? In bagno. Non ci sei appena stato? Sì, devo farne ancora un po', eh. Mettiti comodo. È tutto molto strano. Dammi salatini. Perché non l'ha aperto di là? C'è dell'oca, della rista di maiale, del tacchino fumicato, tutto scondolarsi sul tavolo. Ah, e c'è una pentola piena di pasta ma senza acqua. Tutto pronto ma nessuno che dal via. Non ti sembra strano? Sì, ma è quanto lui che fa pipì a puntate ogni 2 secondi. Ma non è che qualcuno di tagliente? Una limetta per unghie, una sciabola, qualcosa? Chris aveva iniziato a dirmi qualcosa, ma poi ci ha ripensato. Tu pensa, la portiera della mia BMW si è aperta come carta velina e questa è più dura dell'acciaio. Aveva le mani ghiacciate, non aveva la forza di guardarmi in faccia. Ti rendi conto che se questi sacchetti li facessero più facili da aprire, avremmo risolto il problema della fame nel mondo? Affanculo! Ma insomma, tu non hai notato niente di strano? Sì, qualcosa ho notato. Ho notato gli asciugamani ammucchiati e non ordinati sul lavabo. Ho notato che mancavano solo pochi strappi di carta igienica sul rotolo. Trovo che sia una sciatteria, ma non uno scandalo, dai! Io invece non credo che si possa escludere uno scandalo. Guarda che so di che cosa stai parlando. Sono chiacchiere, pettegolezzi, non voglio sentire sciocchezze, intesi? Lui è mio amico e lei è la moglie del mio migliore amico. D'accordo. Non voglio dar retta alle chiacchiere e alle calunnie sui nostri amici. Va bene, ho detto lasciamo perdere. Vieni qui. Perché lì? Perché li potrebbero sentirci, vieni qui. Non mi piace. Cos'è che non ti piace? Quello che ho sentito dire. Cosa hai sentito dire? Vuoi abbassare la voce, per favore? Ma perché? Non abbiamo ancora detto nulla. D'accordo. La tua... girano delle voci su Mira e c'è... Aspetta. Devo girarmi dall'altra parte. Ok. Girano delle voci su Charlie e Mira, solo che nessuno me ne parla chiaramente perché sanno che non li crederei. Io ti credo. Avanti, racconta.
Ma cosa ti interessa delle chiacchiere e delle calunnie sui nostri amici? Lui è mio cliente, si fida di me. E non solo per gli investimenti o per le tasse, ma anche per le questioni personali. A me non interessano i suoi investimenti, le sue tasse. A me interessano le sue questioni personali. Avanti, racconta. Ci tieni proprio tanto a saperlo, eh? Sì, non dormirò neppure con te finché non l'avrò saputo. Avanti. D'accordo. La tua amica Mira, di sopra, ha un affaruccio. Soddisfatta? Che tipo di affaruccio? Te lo devo dire proprio papale. Un affaruccio, un uomo, un giovane, una relazione. Se la fa con qualcuno di nascosto, ma questo qualcuno non è Charlie. Ma tu che ne sai? Queste sono solo chiacchiere. Non l'hai mica visto con i tuoi occhi, no? Certo che non l'ho visto con i miei occhi. Mica pensi che mi invitino ad assistere, no? È incredibile, Lenny, sei così ingenuo. Mira non ha niente con nessuno. E il tuo amico Charlie, piuttosto, fa la collezione di ricevute di motel che frequenta con le sue amichette. Charlie, il mio amico Charlie? Impossibile, lui non guarderebbe mai un'altra donna. Certo, forse non la guarda, ma di sicuro se la scopa. Shhh, parla piano. Come l'hai saputo? Me l'hanno detto al circolo del tennis. Al circolo? Al nostro circolo? Il nostro circolo. Che cos'è? Un tempio sacro di Gerusalemme? La gente chiacchiera lì. Che schifo, che manica di ipocriti. Stanno tutto il giorno là a mangiare e bere e intanto rovinano la vita delle persone. Avanti. Chi te l'ha detto? Ah, non te lo dico. Tanto la persona in questione ti sta comunque antipatica. Ma chi se ne frega? La simpatia, l'antipatia. Avanti. Chi te l'ha detto? Carol Newman. Carol Newman, lo sapevo! La detesto quella donna. Ha una bocca così grande che potrebbe ingoiare una scatola di palline da tennis. Come va? Bene! Scendo subito, sì, sì. Bene! Benissimo. Vieni qui, allontanati da quella porta. Ma dove vuoi che andiamo a parlare? Non vorrei che Charlie e Mira ci sentano, cazzo. Vieni qui. Non era stata Carol Newman a mettere in giro anche quell'altra voce? Ma quale altra voce? Quella che tu ed io ci saremmo separati. No, non era stata Carol Newman. Ah no? E chi era stato? Io! Tu! Ma... io, tu, tutti e due, non siamo andati in giro a dirlo tutti quando volevamo separarci? Sì, ma non lo dicemmo agli amici. Quella carogna l'ha detta degli estranei. Non chiamare carogna Carol Newman davanti a me. E poi non è stata lei a mettere in giro quella voce perché gliel'ha detto qualcun altro. Non muoverti così velocemente che mi si spezzerà il collo. Avanti, chi l'ha detto a lei? Harold Green. Harold Green. E chi diavolo è questo Harold Green? È un nuovo socio, si è iscritto giusto la settimana scorsa. Io non ho mai votato per lui. Invece sì, per procura, eri alle Bermude. È incredibile, un maledetto nuovo socio che va al circolo per mangiare, spettegolare e mentre gioca a tennis. No, non gioca a tennis, si limita a fare colazione ogni tanto. Ah sì, e quindi un maledetto nuovo socio iscritto per procura non giocatore che va al circolo solo per mangiare e spettegolare. E non paga neppure la stessa quota sociale di Charlie. Oh, allora, tappagli la bocca con un pugno, aumentagli la quota, che vuoi che ti dica? È arrivato qualcun altro? Non mi pare. C'è qualcosa che non va? Perché? Ti sembra che qualcosa non vada? Beh, a dire il vero, sì. Dai, che diavolo sta succedendo? Ken, non trattarci come dei bambini. Non siamo stupidi. Sta succedendo qualcosa, vero? Ok, d'accordo. Avanti, siediti, Len. Anche tu, Claire? Già fatto, da prima. E va bene, tanto non posso più nasconderlo. Abbiamo un grosso problema. Che ti dicevo? L'avevamo capito. Come avete fatto? Lenny ha visto tutti gli asciugamani accatastati sul lavabo e io ho visto una pentola piena di pasta senza acqua. Charlie! Ecco, Charlie! Charlie si è sparato! Cosa? Oh, sparato? Oddio! No, Charlie, no! Charlie, no! Calmati! Non è mica morto, sta bene! Sta bene, sì. Ma non è morto! È vivo? Sta bene! Oh, io sono impazzato, sta bene. E dove si è sparato? In testa! Oh mio Dio, la testa! Non è niente, non è niente! È solo una ferita superficiale! Dove è finita la pallottola? La pallottola gli ha trapassato il lobo dell'orecchio sinistro! Il lobo dell'orecchio? Io i buchi alle orecchie non fanno male! La verità che ne è stata lei? Chi? Ma come? Chi? Mira per la miseria, chi altro? Perché Mira avrebbe dovuto sparare a Charlie? Ma come, non lo sai? Non hai sentito niente? No, che cosa? Charlie ha preso una sbandata per qualcuna. Non è una sbandata. Nessuno ha parlato di sbandate, è una relazione, una semplice relazione. Chi te l'ha detto? Questo nessuno me l'ha detto. Quello che ho sentito piuttosto è che Mira avrebbe una relazione. Con chi? Un giovane, un uomo, che ne so. Dai, io invece ho sentito dire che Charlie ha una relazione. E chi l'ha detto? Una carogna. È riferito semplicemente a quello che Harold Green ha detto a lei. Ma chi sarebbe Harold Green? Harold Green è un maledetto nuovo socio iscritto al circolo per procura, non giocatore, che va al circolo solo per mangiare e spettegolare. Beh, io invece credo che sia Charlie che ha una relazione, se Mira era così isterica da sparargli. Statemi a sentire, per favore. Non è stata Mira a sparare a Charlie. Charlie ha premuto il grilletto, ha tentato di uccidersi. È stato un tentativo di suicidio. Oh, suicidio! Oh, suicidio! Vole-
dovete smettere! Basta, è già abbastanza spiacevole così! Lui sta bene! Ed è tutto perché il buon a nulla di Harold Green! Lo butteremo fuori dal circolo, almeno non gli raccoglieremo! Possiamo rimanere in tema, per favore? Nessuno qua sa se qualcuno avesse una relazione! Ed io non so perché Charlie si è sparato! Hai ragione. Ha ragione. Lo so che hai ragione. Mira, come l'ha presa, Dio mio? Sarà sconvolto! Devo andare da lei! Fatemi andare da lei! Non andare di sopra! Non c'è! Se n'è andata! Se n'è andata? Se già Charlie si spara un orecchio e Mira se ne va? Cioè, se ne va adesso che lui sta di sopra con una pallottola nell'orecchio! Non è nell'orecchio! Gli ha passato l'orecchio! Volete ascoltarmi, per favore? Ma forse Mira non era neppure presente quando è successo! Chris ed io stavamo arrivando in macchina quando abbiamo sentito lo sparo. La porta di casa era chiusa dall'interno. Allora, per entrare, sono corso dalla parte di dietro e ho rotto il vetro della finestra della cucina. Ah, sì, l'ho visto! L'ho visto! Ho pensato che fosse stata Miley e che Mira l'avesse licenziata per questo. Ma questo era prima di scoprire che in realtà Miley si trova in Giappone, perché la madre è ammalata in entrare in ferie. Puoi stare zitto un attimo? Lascia che siamo che ne Dio a parlare. Tu ascolta e basta! Quindi siete arrivati, avete spaccato il vetro della finestra, siete entrati dentro e l'avete trovato... Siete andati di sopra e l'avete trovato lì, per terra. No, no, era a letto, seduto. La televisione era accesa. Una di quelle trasmissioni evangeliche. Sul comodino c'era un flacone di Valium. Lui era semintontito. Deve aver preso qualche pillola, poi si è addormentato, ha puntato la pistola contro la testa e si è sparato poi un colpo all'orecchio. Dio mio, doveva essere proprio disperato. Ma avete controllato che non fosse ferito da qualche altra parte? Poteva avere una ferita alla gamba, che ne so? L'ho guardato dappertutto, l'ho girato più e più volte. E l'unico sangue che riusciva era qua, dal lobo dell'orecchio sinistro. Tu hai una macchia sulla camicia. Dove? Lì, sotto il secondo bottone. Oh, merda, non l'avevo vista. Non va via, vero? Ma è di questo che ti preoccupi adesso? Di una macchia sulla camicia? Non me ne frega niente della camicia. Sto solo cercando di evitare che Charlie passi per un mancato suicida. Quando arriveranno gli altri, non voglio dovergli spiegare come mai ho una macchia di sangue qua sulla camicia di seta pura. Okay, allora potresti semplicemente metterne una pulita di Charlie. Certo, lui porta due taglie più di me. Non credo che qualcuno noterà i tuoi polsini larghi se Charlie si presenta alla festa con un orecchio bendato come Van Gogh e se Mira non si presenta proprio alla festa. Vuoi lasciarlo finire di parlare, per favore? Ti ha detto qualcosa? Ti ha detto perché l'ha fatto? Neanche una parola, ma era malapena cosciente. Ma avrà lasciato un biglietto, qualcosa? Sì, sì, aveva un foglio di carta in mano, ma l'ha strappato e l'ha gettato nel gabinetto. Ha tirato lo sciacquone prima che potessi prenderlo. Avete chiamato la polizia? No, no, solo il suo medico. E gli abbiamo detto che era caduto dalle scale e che siccome non si era fatto nulla di grave, non volevamo che la cosa si risapesse. Ma bisogna chiamare la polizia, lui è il vice sindaco di New York. Vuol dire prima pagina sul New York Times, foto di lui con la giacca sulla testa. Appunto, è quello che sto cercando di evitare, ma almeno finché non sappiamo come siano andate le cose. Se nascondiamo la cosa diventiamo tutti complici e sono io che tratto con gli ispettori del fisco e sarò il primo ad essere inquisito. Ma perché dovrebbero inquisirti? Quando c'è un tentativo di suicidio frugano dappertutto. Vorranno vedere il suo conto in banca, la sua situazione finanziaria. Vorranno sapere come mai il vice sindaco di New York ha una casa come questa. Non è mica un segreto. Mira è ricca, l'ha comprata lei la casa. Ah sì? Io questo non lo sapevo. Sentito? Domani tutto il circolo del tennis sarà informato. E va bene, io la polizia non la chiamo, a meno che non sia costretto. Non capisco perché tu sia così nervoso, Len. Nascondi forse qualcosa che il fisco non deve sapere? Mi stai accusando di nascondere qualcosa? Quando sono io che voglio chiamare la polizia? Forse sei tu quella che ha qualcosa da nascondere, eh? Dopotutto sei tu che stendi i suoi contratti, hai steso anche il suo testamento. Forse Charlie vuole aiutare qualche contribuente a trasformare il Bronx in un'area di parcheggio, che ne so. Ma forse tu lo sai, eh? Accusando Charlie e me di cospirare per truffare la città! Se non chiami tu la polizia, lo faccio io! No, tu non chiami proprio nessuno! Vuoi forse dirmi quello che non farò? Ragazzi, arrivo la macchina! Forse potrebbe non essere stato un suicidio, forse c'era un ladruncolo fuori dalla casa, lui è salito, ha preso la pistola, inciampato e gli ha preso il colpo. Certo, allora perché Mira non c'era? Forse ha tentato di proteggerla. È una Volvo familiare! Le avrà detto di uscire e di mettersi in salvo dai vicini. Poteva chiamare dalla casa dei vicini, no? E che coca? Perché non ce l'hai detto subito? Perché nessuno mi ascolta? Ken, posso parlarti un momento? Che c'è? Mira ed io non riusciamo a tirare su la lampo. Lascia perdere, sanno tutto. Della lampo di Mira? Sappiamo che Mira non c'è, ce l'ha detto Ken. Quindi, stanno guardando la nostra BMW adesso? Mi hai detto anche che Charlie si è tagliato l'orecchio facendosi la barba? Sanno tutto, lo sparo, il lobo dell'orecchio, il biglietto buttato nel gabinetto, tutto! Perché
non mi hai detto che gliel'hai detto, mi avranno preso per un idiota! Come sta Charlie? Benissimo, si è addormentato, ha abbracciato il cuscino e con il pollice in bocca. Perfetto, stanno venendo verso casa, è incredibile. Un vestito come quello, una festa come questa. Bene, cosa facciamo ora? Glielo diciamo o non glielo diciamo? Vuoi chiamare la polizia? No! E allora è meglio non dirgli niente. E perché no? Ernie è l'analista di Charlie. Quello che si dice al proprio analista rimane confidenziale, no? Quello che gli dicono i propri pazienti. Noi non siamo suoi pazienti. Il suo paziente se ne sta di sopra a succhiarsi il pollice. E pensare che ho pure pagato da babysitter per questa serata. Bene, che si è deciso di fare allora? Non si è deciso di fare niente! È meglio che vi decidiate perché suoneranno di nuovo. Va bene, allora dobbiamo dirglielo. Tanto Ernie avrà trattato un centinaio di tentati suicidi, no? È un medico, dovrebbe informare la polizia se non vuole essere sospeso dall'albo. Appunto, meglio dirglielo. E se poi lui chiama la polizia e Charlie si sveglia e ci racconta che la pistola è caduta dall'armadio e il colpo è partito accidentalmente? Giusto, giusto, meglio non dirgli niente. Okay. E di nuovo, o spegniamo tutte le luci o apro la porta. Al diavolo, diciamoglielo. No, a Cocca non gliela diciamo. Quella apre la bocca e le dà fiato. Ma non è la preside di una scuola superiore? Appunto, dovresti sentire pettegolezzi che mi riporta a casa mia figlia. Chris, ha ragione, non lo deve sapere. Avanti, Claire, apri la porta. Però non ho capito, lo diciamo a Dani e non a Cocca. Ma tu non capisci mai quando si parla, non diciamo niente a nessuno. Claire, non aprire finché non sono salito, Se Charlie si sveglia, forse riuscirò a sapere la sua versione dei fatti. Ho tolto di mezzo il Valium, l'ho nascosto nella valigia dei medicinali. Ingegnoso come nascondiglio. Va bene, Chris, intanto facciamo finta di divertirci, no? E quindi il principe ciccione dice al reuccio... Siete pronti? Sì, sì. Cookie, Parola mia, sei troppo divertente, avresti dovuto fare l'attore. Ehi ragazzi, sono Ernie e Cocca. Ciao Ernie, ciao Cocca. Ciao Chris, ciao Lenny. E quindi racconta, che cos'è che ha detto quando sei ritornato? Che non riusciva a trovare il Kit Kat. Scusate il ritardo, abbiamo perso modo. Oh Ernie, dovresti farti raccontare da Lenny la barzelletta del cavallo. Già mi viene da ridere. Come siete tutti eleganti. Cocca, hai un vestito che è uno schianto. Dove le trovi queste cose così originali? Oh mio Dio, avrà 70 anni. Era di mia nonna, lo portò dalla Russia. Ma è quello che indossavi a giugno per la distrofia muscolare? No, ad agosto, per l'enfisema. Ah, beh, bello il cuscino. E per Charlie Mira? No, è per la mia schiena. Mi si è bloccata di nuovo mentre mi vestivo. Stai bene, amore? Oh, sto bene, tesoro. Oh, sempre le prese con la tua schiena. Deve essere doloroso, vero? No, faccio tutto, tranne che sedermi e alzarmi. Ehi, hey Lenny, ma quella è la tua BMW? Che è successo? Sì, stamattina un idiota è uscito sparato come un missile e mi ha preso in pieno. Ho preso un colpo di frusta che non puoi immaginare. Oh mio Dio, deve essere atroce. La mia migliore amica ne soffre da 6 anni. Ma che bello! E chi l'ha portato questo? Oh mio Dio, ha rotto qualcosa! E cosa c'era dentro? Bicchieri di cristallo di Muran. Oh no, Lenny, Claire, quanto mi dispiace! È stata una disgrazia, tesoro. Lo ricompreremo, naturalmente. Sì, se proprio ci tieni. Lenny, posso aprirti qualcosa da bere? Sì, ci sto. Che pensi di bere? Io sono proprio vicino al bar. Tutti pronti a servirmi da bere? Ma che gentili. Gradirai un martini, per favore. Avrei dovuto lasciare che lo raccogliesse... Come si chiama? Sei qui. Miley. Tieni, Ern. Ma dov'è Ken? Ken è con Charlie. E Mira? Mira è con Ken. Stanno aspettando che Mira finisca di vestirsi. Aia! Aia, la schiena! Aia, hai una fitta! Passato. Ogni tanto mi prende, va e viene. Stai bene, micina? Sto bene, micione. Ragazzi, è una così bella serata. Che ne dite di metterci fuori? Sì. Ok, ragazzi. Che cosa c'è sotto? Che intendi dire? Credete che non mi sia accorto che vi comportate tutti in modo strano? 3 persone che fanno la gara per servirmi da bere. Chris vuole farmi ascoltare la barzelletta. Lenny vuole che usciamo. No, vi conosco bene. Che cosa avete organizzato? Cos'è? Una danzatrice del ventre? Un pestiggiatore nudo? Che cosa avete organizzato? E va bene, Ernie. Sei un fenomeno. Qualcuno dovrà dirglielo. Dirgli cosa? Beh... Della sorpresa della festa, no? Sì. Quale sorpresa? Beh, credo che sia la trovata più geniale che
che abbiamo mai avuto. Non è vero, Claire? Sì, è vero. Allora diglielo. No, tu lo dici molto meglio. Scusate, ma io devo sedere. Ti aiuto? Ti aiuto io. Eccolo! Prende il cuscino. Sta bene, Paperino. Allora, quale sarebbe la grande sorpresa? Beh, e Charlie e Mira hanno deciso, visto che era il loro 10° anno di anniversario di matrimonio e c'eravate tutti voi, più cari amici, di non avere persone di servizio. Mm-hmm. Né Miley, né nessun altro. Mm-hmm. Non è magnifico? Soltanto noi! Sì, e cosa c'è di tanto magnifico? Ma come? Faremo ognuno qualcosa, no? Come ai vecchi tempi, prima del successo, prima di diventare famosi. Sono stati i momenti più belli della nostra vita, non siete d'accordo? Sì, veramente i più belli sono questi. No, questi sono i più facili, non per questo i migliori. E più facile non è la stessa cosa che migliore? No, adesso sono tutti più pigri, più egoisti, più avidi, nessuno vuole più lavorare. Io lavoro 14 ore al giorno, lavoro anche di sabato. La sera mi piacerebbe riposare. Sentite, per me non è certo un problema fare qualcosa. Servire non è neanche così difficile. L'importante è che non si debba anche cucinare. Dobbiamo anche cucinare. Non c'è niente di pronto. Sono le 9:20, ho un problema di gastrite, non posso mangiare dopo le 10. E allora mettiamo tutti gli orologi indietro di un'ora. E cosa facciamo? Cuciniamo tutti insieme? Tutti, tranne Charlie e Mira. Claire ed io gli abbiamo detto di rimanere di sopra a riposarsi e li chiameremo quando sarà tutto pronto. E che cosa facciamo? Che ne direste di arista di maiale, tacchino affumicato, oca e pasta asciutta? Arista di maiale, oca, per me è troppo colesterolo. Non siamo venuti qui per vivere più a lungo, Ernie. Penso a godertela, no, dai. Non c'è poi così tanto da cucinare. Il tacchino è solo da affettare. Il maiale bisogna farlo scaldare. E la pasta è solo da far bollire. E se è già tutto pronto, che senso ha dire? Faremo tutti qualcosa, come ai vecchi tempi. Perché ti devi sempre lamentare? Qui nessun altro si sta lamentando. Non mi sto lamentando. Non si lamenta mica. Dico solo che non capisco perché ci siamo agghindati tanto, per preparare una cena. Tu non sei agghindata. Quello è un vecchio vestito polacco di 50 anni. È un vestito russo di 70 anni. Sentite, non volete mettervi a discutere per un vestito? Non ho detto che non avremmo cucinato. E non ho detto che non vuole cucinare. Sentite, si può sapere perché siete tanto suscettibili? Tutti? D'accordo, Ernie. Allora adesso facciamo anche una bella seduta di terapia di gruppo, eh? Che c'entra questo con la terapia di gruppo, Clark? Specialmente tu dovresti saperlo. Ah, perfetto! Adesso facciamo anche il nome e il cognome di tutti quelli del giovedì sera. Ma perché ve la prendete tanto con noi? Siamo appena arrivati! E potete abbassare la voce, per favore, o finiremo per rovinare la sorpresa a Charlie e Mira. Ma quale sorpresa? Non è stata loro l'idea. Sì, Ernie ha ragione, però potremmo fargli una vera sorpresa, no? E portarli a mangiare fuori da Adriano. Potremmo lasciargli un biglietto con su scritto di raggiungerci là. Sì, certo. Così poi darete la colpa a me di aver rovinato la serata. No, noi non veniamo. Cucinerò tutto io e Ernie servirà. Tesoro, nessuno ti chiede di farlo, se proprio ci tiene. A noi va bene. Sì, benissimo. D'accordo, datemi 3/4 d'ora e vi preparerò la cena migliore che abbiamo mai avuto. Vi prego. Che diavolo è stato? Non è niente, è tutto a posto. Tutto sotto controllo. Ciao, Erby. Ciao, Socca. Tesoro? Mi piacerebbe venire di sopra un momento! Volete scusarmi? Detesto queste cose quando succedono! Sbaglio o era uno sparo? Uno sparo? No! Sarà stato il tubo di scappamento di una macchina! Sì. Nella camera da letto di Charlie? Beh, Ernie, forse faresti bene ad andare a vedere! No, perché ci sono già Ken, Chris, Charlie e Mira, sono più di noi, no? Beh, ma se fosse stato davvero uno sparo, Ernie, dai, vai a vedere! No, ma per fare cosa? Per visitarli uno a uno? No, ragazzi, lo so che cos'è stato. Sì. È stato un palloncino. È tutto il giorno che gonfiano i palloncini per la festa. Ma che razza di pallonera? La mongolfiera della Coca-Cola? Io vado su. No, aspetta. E la cena chi la prepara? Charlie e Mira saranno affamati. Voi due intanto andate in cucina a preparare qualcosa. Claire, perché non metti un po' di musica? Io torno subito. Dove vai? Ad aiutare a gonfiare i palloncini per la festa. Rispondo io. Eppure mi sembrava uno sparo. Dai, Ernie, aiutami ad alzarmi. Iniziamo a cucinare. Pronto? Chi? Ah, il dottor Chiusa? È per me! Sì, qui. Sì. Sono il signore e la signora Kleine, il signore e la signora Platt, il signore e la signora Fisherman. È il gruppo del venerdì sera, ho una seduta telefonica con loro. Vai pure, amore, posso fare da sola. Arriva subito, signori! Pronto? Sì? No,
mio marito. Non capisco. Chi ha il telefono? È la segretaria del dottor Max. Oddio, ma che cos'è? Coca, non preoccupatevi, lo faccio sempre, mi scarica la pressione dalla testa. Dov'è Ernie? Ernie è di là, è col gruppo del venerdì sera. Ma dove sono? Sono tutti di là, sono arrivati adesso. Al telefono, no? Di nuovo la schiena! No, queste botticine della camicetta! Devo stessa lavando la moquette. Beh, cos'è successo di sopra? Come sta Charlie? Charlie sta bene, solo che voleva nascondere la pistola di Ken nell'armadio, è inciampato nelle pantofole di Charlie e gli è partito un colpo vicino alla testa. Adesso non ci sente né da una parte né dall'altra. Ma Ken o Charlie? Ken! Charlie stava ancora sotto l'effetto del Valium. E hanno riattaccato. Ho preso il messaggio però, eh? Ma non potevi dirmelo quando ero sul pianerottolo? Che cosa hanno detto? Hanno detto che il dottor Marx ha già chiamato questo numero e non vuole essere tirato fuori dal teatro un'altra volta. Incredibile! Non affido la mia vita al critico teatrale del policlinico. Pronto? Sì, sono Leonard Ganz. Ho già chiamato questo numero, non hanno richiamato. È importante! Sì, sì. Perché Ken ha chiamato Christy sopra? Perché doveva chiedere al dottore di Ken che cosa doveva fare per le orecchie, visto che lui non ci avrebbe sentito niente di quello che gli avrebbe detto il dottore al telefono. Ma aspetta, intende dire al dottore degli spari? No, perché allora dovrebbe spiegare tutta la storia di Charlie. No, gli avrebbe detto che stava fuori e un tombino è saltato in aria proprio vicino a lui. È una buona idea. Solo che anche il dottore di Ken non c'era perché anche lui era ancora a teatro. Deve rendere molto bene la professione medica. Lo fanno apposta, aspettano che arrivi di sopra. Vai a rispondere, per favore. Certo, avrei bisogno di un'agenda o qualcosa di simile. Pronto? Oh, dottor Marx, grazie per aver richiamato. Vuoi parlargli? Sì, sto facendo una prova d'sforzo. Sai una cosa, Serni, non capisce che qua c'è sotto qualcosa? Cambio psicanalista. Dottor Marx? Oh, dottor Marx, sì, sono Leonard Ganz. Stamattina ho preso un colpo di frusta che non puoi immaginare. No, no, sto ansimando perché sono venuto di corsa al telefono. No, non chiamo per Charlie, perché? Ah, il dottor Marx è anche il medico di Charlie. No, Charlie sta già meglio, sì, e dorme nel letto. Ken? Conosce anche bene Ken? Oh, il dottor Marx è anche il medico di Ken. Perfetto, e scommetto che è anche un invitato di questa festa. Sì, ma tu non stai all'impalata, fa qualcosa, metti la musica, fa qualcosa. Cosa diceva? Ah, sì, lo so dove, a teatro. Ah, che scena è? Stava appunto strappando la maschera al fantasma, sì. Questo stasera ci farà pagare i soldi del biglietto. Il mio collo? Il mio collo sta già meglio, sì, sì. Le passo Chris di sopra, sì. Aspetti un attimo. Sai qual è il numero della camera di Chris? Perché? Chi credi che ci sentirà di sopra? Oh, che antipatica che sei. Sarà meglio che vada a chiamare Chris di sopra? No, prometto di non fermarmi, strada facendo. No, no. Questo stasera butta il cerca persone nel fiume. Vai a vedere un po' dov'è Ernie col mio drink. Mi pareva di aver sentito la voce di Lenny. Ho il suo vino. Glielo reggo io. Come sta, Cocca? Bene, sta preparando l'insalata. Ha quattro zampe? No, si è alzata. Lenny ha detto che cos'era quel rumore? Intendi lo sparo? Era uno sparo. No! Intendo il rumore che tu hai scambiato per uno sparo. Lo so, non era un pallone. No, no, era una bomboletta di crema da barba spray. Esplosa! Una bomboletta di crema da barba esplosiva? Sì, sì, sì. Incredibile. Già. Ernie, ho bisogno di una mano per buttare via un po' di spazzatura. Non ho ancora parlato al mio gruppo. Stanno litigando tra di loro, li tengo a bada io. Tra poco passa, queste cose passano presto! Dici che stavolta durerà molto? No, non durerà molto, ma tu mettiti un po' nella camera degli ospiti! Che ne dici se mi metto un po' nella camera degli ospiti? Bravo, bravo! Cosa ha detto il dottore a Chris? Ha detto che neanche lui stava bene di cercarsi un altro dottore. Oh, il collo mi fa ancora tanto male. Dov'è il mio vino? C'è tuo cugino! No, il vino! Che è il vino! Non dire niente di Charlie a tuo cugino, eh! Almeno finché non sappiamo com'è andata! Ben, puoi aiutarmi, per favore? Ernie è uscito dalla porta della cucina per buttare via un po' di spazzatura e si è chiusa la porta dietro. Io ho le mani tutte unte, puoi aprirgli? Certo, siamo tutti nella stessa barca, no? Ho fatto apposta il giro della casa per non farmi andare alla porta. Ma ciao, dov'è Claire? È andata in cucina ad aprire la porta ad Ernie. Ah, certo. Cocca, l'acqua della pasta bolle. Perché non hai abbassato la fiamma? Perché non so come la vuoi cucinare. Ci penso io. Tu, Ernie, portami un altro sacchetto di ghiaccio che mi sto squagliando. Incomincio a sentirmi come uno dei miei pazienti. Va tu,
bene. Perfetto, sono di là in cucina. Non ce la faccio più. Mi sta venendo l'orticaria sotto le braccia. Hai saputo di Ken? È sordo! Vabbè, Ken per il momento è fuori uso. È meglio che se ne stia un po' di sopra. Ma perché stiamo proteggendo Charlie in questo modo? Ken è sordo, Lenny ha il torcicollo, Coca cammina come fosse una giraffa e a me sta venendo la scabbia sotto le braccia. Per cosa? Un altro sbaglio, lo verranno a sapere tutti comunque. No, non è vero, adesso calmati, perché in Paraguay o in Bolivia non gli frega nulla. No, sta arrivando un altro macchina, è stato invitato qualcun altro. Harry e John, però erano in Venezuela, avevano dovuto rinunciare all'invito. Avevano promesso che avrebbero chiamato, però... Dal Venezuela? Perfetto, lo verranno a sapere anche in Bolivia. E allora chi sta arrivando? Sarà Mira che ritorna. È impossibile, perché Mira guida una Porsche e questa è un Audi. Beh, chiediamolo a Ken, che queste cose le sa. Ken al momento si limita a leggere i movimenti delle labbra. Non credo che riuscirebbe a capire Audi. Dio, adesso che cosa sarà stato? Oh, Coca avrà fatto saltare il microonde, che altro? Allora, Chris, tu vai in cucina, vai a vedere che cosa sta succedendo. Claire, tu vai alla finestra, vai a vedere chi sta arrivando. Io vado di sopra e vado a vedere come se la passano Ken e Charlie. Oddio, mi sembra di stare sorellati in un cortile sotto al campo. Accidenti, mi sono bruciato le mani. Che c'è? Ascolta, cosa è successo? Mi sono già buttata, che male. Cosa è successo? Coca ha fatto cadere il secchiello del ghiaccio contro la stufa. La piastra bollente stava per cadere addosso, così l'ho chiappata al volo. Ma l'ho fatta cadere sul tavolo, una caraffa d'acqua si è rotta e un pezzo di vetro l'hai schizzato nel braccio. Adesso sanguina di brutto. Le ha avvolto il braccio con un tovagliolo e l'ho appoggiato alla credenza. Adesso ho bisogno di bende per il suo braccio e di pomata per le mie mani. Non ho mai visto così tante disgrazie succedersi così rapidamente. Non riesco a credere che soffra tanto e riesco a fare un discorso così lungo senza neanche perdere una parola. Ken, sei il più vicino. E vai a prendere le bende, vai. Scusa, Claire, avevi chiesto da bere? No, lascia stare. Direi che hai altro a cui pensare. Giusto. Sai cosa mi ricorda questa serata? Uno di quei film della guerra in Vietnam. Ecco, ecco. È arrivata un'altra macchina. Io non voglio neppure sapere chi è. Perché non vai a vedere te? Certo, in attesa di una buona notizia, vero? Sono Glenn e Kelsey. Glenn e Kelsey Cooper. Sì. Insieme. Insieme. Stanno camminando insieme. Beh, io ho sentito dire che avevano dei problemi. Non di deambulazione, a quanto pare. Oh, Gesù. Ma lo sai che Glenn è candidata regionale per il Senato? E con questo? Ma ci manca ancora che entri qua e venga coinvolta in un tentativo di suicidio. Vuol dire addio alla sua carriera. Magari Ken riesce a trovare una soluzione prima che suonino quel campanello. Sarà una campagna elettorale, niente male. Senti, tu vai ad aprire la porta, io vado andato in bagno e torno subito. No, dove vai? Io non ci sono ancora andata da quando sono arrivata. Devi veramente andare in bagno? Sì, me la sto facendo addosso. A diavolo, la porta l'aprirà qualcun altro, andiamo. Chris, Claire, nessuno va ad aprire? Dici Chris. A me? No, non dico a te, Ken, rimettiti l'asciugamano sull'orecchio. Chris, Claire, dove siete? Ah, merda, ne ho abbastanza. Lenny, hai trovato le bende? Nessuno va ad aprire. Questi stanno tramando qualche cosa, lo sento. Salve, buonasera. Sono spariti tutti. Vuol dire che siamo i primi? No, ci sono tutti, solo che sono sparsi per casa. Potrei bere qualcosa, per favore? Un whisky? Grazie. Per me, Schweppes al limone. Senza ghiaccio. Certo. Non credo che ci conosciamo, sono Ernie Cusack. Salve, Ernie. Scusate le mani, un piccolo infortunio in cucina. Oh, un peccato. Oh, resterei volentieri a fare due chiacchiere. Ma mia moglie è in cucina che perde sangue. Mi dispiace, sua moglie, diceva? È Coca, una caraffa d'acqua si è rotta e si è tagliato un braccio. Io mi sono bruciato le mani. Oh, un peccato, davvero. Ma non è il caso di dispiacersi, tra poco si cenerà. Lieto di fare la vostra conoscenza. Ma chissà che fine avrà fatto quella ragazza cinese. Come sto? Stai benissimo. Oh, mi sento così in disordine. Ma no, sei meravigliosa. I capelli stanno male, vero? Ho visto che li guardavi prima in macchina. Non è vero? E cosa guardavi allora? La strada, per non andare a sbattere. Non sopporto quando menti. Sto mentendo, che sia la verità. Oh, ma a volte è così difficile farti piacere. Ma perché? Che cosa ho detto adesso? Ma è quello che non dici che mi fa impazzire. E allora che cosa non ho detto? Come può farti impazzire se non lo dico? Non lo so, ma mi guardi in un modo. Ma se non ti guardo affatto? Non fai che guardarmi invece. Perché tu mi chiedi sempre di guardarti. E sarebbe bello se non dovessi sempre chiedertelo. Hai sempre tutto il tempo per tutto e per tutti, mentre io devo sempre limosinare le tue attenzioni quando entro in una stanza. Casey, ti prego, non cominciare. Già siamo arrivati con 45 minuti di ritardo. Non ho intenzione di rovinare questa serata a Charlie e Mira. E sai perché sei
siamo arrivati con 45 minuti di ritardo, perché ho dovuto provare ben 10 vestiti prima di vedere la tua testa muoversi dall'alto in basso anziché da destra a sinistra. Non ho fiatato per nessuno degli abiti che hai indossato. Dio, che banalità questa conversazione. Sembriamo una di quelle coppie del cacchio che si vedono in TV. Ma sì, diamoci anche il turpiloppio adesso, eh? No, signorina perfettina, non vi do nessun turpiloppio. Dio me ne guardi, se dessi il benché minimo segno di umana imperfezione, mi sveglierei con le carte del divorzio in mano. Il divorzio, ma cos'è sta storia del divorzio che da un po' di tempo a questa parte tutti li fuori? Io certe volte non ti guardo perché pure a te non piace il modo in cui ti guardo. Dio, certe volte mi opprimi, non so davvero che diavolo vuoi da me, Glenn. Io non voglio niente da te. Vorrei che tornassimo a come eravamo prima di diventare come siamo. Oh, certe volte mi opprimi. Voglio tornare a casa. A casa? Ma se siamo appena arrivate, non abbiamo ancora visto nessuno. E non so come farò ad arrivare fino in fondo a questa serata. Tutti sanno come stanno le cose, sono amici tuoi. E pretendi pure che mi comporti come se nulla fosse. Perché non è nulla, infatti. Di che stai parlando? Non raccontare balle proprio a me. Tutta la città sa di te, di quella mezza calzetta. Cassie, sei tu che ingigantisci le cose oltre ogni misura. Io la conosco appena, quella donna. L'ho incontrata al ricevimento per la raccolta democratica dei fondi. Ed era insieme al marito, punto. Mi prendi per una stupida? No. E allora credi che sia cieca? No. Credi che non sappia cosa c'è stato? Sì, perché infatti non lo sai. Beh, ti dirò una cosa, Glenn, ascoltami bene. Vai. È un anno che so della tua storia con Carol Newman. Strano, perché la conosco solo da 4 mesi. Adesso abbassa la voce, quel cameriere ha ascoltato ogni parola. Oh, un cameriere? Ma cosa vuoi che mi importi di un cameriere, di una cuoca sanguinante? Tutti i miei amici sanno come stanno le cose. Cosa vuoi che mi importi della servitù? Io che sì, certe volte non ti capisco. Sono forse le mie ambizioni politiche che ti disturbano. È perché mi sono candidata al Senato e tu ti senti minacciata per questo. Il Senato. Ma manco dovessimo andare a Washington. Al massimo finiremo ad Albany, 23 gradi sotto zero in pieno inverno. Non sei ancora la donna dell'Albany Times, tesoro, sai? Dicevi? Povera me, Cassie, povera me. Oh, sono una moglie strega che te ne fa patire di tutti i colori, vero? Beh, ti dirò una cosa, non sono la sola a sapere quello che sta succedendo. La gente parla, bella mia, credimi. Cassie, non avrei detto niente a nessuno. Oh, è questo che ti importa, vero? La tua reputazione, la tua carriera, il tuo posto nella storia dell'America. Sai quale sarà il tuo posto nella storia dell'America? Un francobollo, ritraente te e quella zoccola insieme in un motel. Cassie, sei molto agitata questa sera, hai perso ogni controllo. Non avrei sprecato di nuovo le tue pietre di quarzo? Lo sai che quella roba ti fa male, come cocaina pietrificata per te. No, Cassie, non sprecarla alla festa dei miei amici. E tu non far vedere ai miei amici quello che stai facendo. Glenn, Cassie, mi pareva che foste voi. Come state? Sto meglio, grazie. No, non dico a te, Ken. Stiamo bene, benissimo. Cassie, Leonard, Cassie. Cassie, sei splendida. Leonard. È arrivato qualcun altro? Sì, sono arrivati Glenn e Cassie, te l'ho detto! Scusatelo, Ken, ha preso freddo all'orecchio, sì, non ci sente. Dove sono Chris e Claire? Non abbiamo visto ancora nessuno. Ah, e chi vi ha aperto? Il cameriere. Il cameriere? C'è un cameriere? Ci sta versando da bere. Oddio. Ma è sola? No, ha con sé la cuoca. Oh, ma è lì, finalmente è ritornata. Per un po' siamo stati senza servitù, sì. E Charlie e Mira dove sono? Charlie e Mira sono ancora in camera loro, perché si stanno ancora preparando, sì. Lenny, mi hai chiamato l'asciugamano? Verrò a prenderti l'asciugamano, sì. Devo anche prendere delle bende. Scusatemi, devo prendere l'asciugamano. Mira, posso entrare? Certo, caro, vieni pure. Lenny, dove sei finito? Lenny! Ken, siamo noi! Glenn e Cassie! Glenn, sei Glenn! Ciao, Glenn! Ho sentito che hai preso freddo all'orecchio! Ti sembro vecchio? Forse è la barba! Ciao, Cassie! Ma gli altri sanno che siete qui? Abbiamo visto solo Lenny per un attimo! Hai visto Lenny? Sì, è di sopra, in camera di Charlie e Mira! Scusateci, io non ci sento! Un tombino è saltato in aria proprio vicino al mio orecchio! Ma è terribile! Ho detto un tombino è saltato in aria proprio vicino al mio orecchio! Sì, che l'ho sentito! Adesso vado a vedere se Lenny è in camera di Charlie, eh! Tra poco scendiamo tutti! Mira, posso entrare? Certo, caro, vieni pure! Vengo subito! Dove stai andando? A sciacquare il cristallo, così avrai tempo di fare una telefonatina in mia assenza! Chi è?
cosa qui? Non saprei. Chi hai visto? Lei è Ken, solo per un attimo. E il cameriere è mai lì. Hai visto il cameriere mai lì? Oh mio Dio, deve esserci stato un bel po' là dentro. E hai finito il bagno? Io? Io sì, certo. Sì, l'hai lasciata chiusa dall'interno? No, sono Claire. Ecco subito, Claire. Ciao, Jessy. Ciao, Claire. Siete in ottima forma. Dove sono i ragazzi? Di sopra, in camera di Charlie e Mira. E c'è qualcun altro in bagno. Dovrei proprio? No. Ci sono il cameriere e Miley. Cosa? E dove sono Ernie e Cocca? Ernie l'abbiamo visto un attimo fa. Non è il cameriere. Ah! Sì! Almeno questo l'abbiamo chiarito, no? Ma che cosa fanno di sopra, in camera di Charlie e Mira? C'era una cosa di sopra, alla TV, che volevano vedere. Sì. Giusto, brava. Bene! Adesso comincia proprio ad assomigliare ad una festa. Lei e voi che state guardando lassù? Lassù dove? Alla TV. Quella cosa che stavi guardando con Ken. Ah, Charlie, sì! Quel programma su, quello show su, come si chiama? Hitler! Su Hitler, sì. Quello show su Hitler. Su Hitler. E il decimo anniversario di matrimonio, voi vi state guardando uno show su Hitler? Lo davano in onda solo questa sera. Incredibile. La cena è pronta! Il suo whisky. Grazie. Lenny, hai trovato le bende? Sì, le ho dimenticate sul televisore. Senta, mi scusi per prima. Temo di averla scambiata per il cameriere. Oh, l'avevo immaginato. In realtà sono uno psicanalista. Dio, ce ne scampi. Piacere, io sono Glenn. Sua moglie come va? Allora, gli spaghetti stanno cuocendo, ma Luca è ancora congelata. No, intendevo il braccio. Oh, non c'è male, una donna in gamba. Le dolgono un po' le dita. Forse dovrebbe farsi vedere da un medico. Charlie ne conosce uno che abita a 10 minuti da qui, il dottor Marx. No, il dottor Marx è impegnato, l'abbiamo già chiamato. Sì, sì. L'avete chiamato per il braccio di Cocca? No, per il collo di Lenny. Il collo di Lenny? Quando ha richiamato gli abbiamo detto dell'orecchio di Ken. Pensi, per una bomboletta di crema da barba che è esplosa. Ah, avevo capito fosse saltato in aria un tombino per strada. No, ma perché la pressione del tombino ha fatto esplodere la bomboletta! Ah, questo particolare non lo sapevo. Eccole, eccole! C'è un po' di agitazione qui. No, ma ci stiamo divertendo tantissimo! Un momento, lei è Glenn Cooper, la candidata al Senato. Esatto, proprio io. Ho un amico che la conosce bene. Ah sì, e chi è? Harold Green. Harold Green, certo che lo conosco. Abbiamo studiato insieme all'Università di Pennsylvania. E che cosa fa? Harold Green, un maledetto nuovo socio iscritto per procura non giocatore che va al circolo solo per mangiare, per spettacolare. Del tuo circolo? Ernie, le bende per Cocca. Bene. Questa è la Schweppes per la sua amica. Lieto di fare la sua conoscenza, Glenn. Mi aveva preso per un cameriere. Psicanalista. Qualcuno, per favore! Ho bisogno di bere qualcosa di forte! Ma Ken, come vanno le orecchie? Uno scotch va bene, grazie! Ma forse Charlie ha qualche compressa per le orecchie. Lei mi ha guardato di sopra nell'armadietto dei medicinali. No, non ho guardato. Ho guardato! Mi ero dimenticato di aver guardato! Non ci... Ma sbaglio! Oh, c'è un gatto in casa! Un gatto? Giustamente di aver sentito un miagolio! L'hai sentito questa volta, Ken? Ho sentito un gatto! Rispondo io. Pronto? No, mi spiace, centralino, la linea è disturbata. Ah, ho capito. Ragazzi, sono Harry e Joan dal Venezuela. Vogliono parlare con Charlie e Mia. Andiamo a la cugina di Cassie, lei vorrà sicuramente parlarne. Cass! Sì, Joan, siamo tutti qui, ci stiamo divertendo un mondo. Charlie e Mia? Eh beh, certo che sono qui dove vuoi che siano. Cassie! Claire, per favore, parlaci tu. No, perché io loro vogliono parlare con Charlie e Mira? Ti ho detto di parlarci e basta! Cassie, tutto bene? C'è Joan al telefono? Pronto, Joan. Sì, no, sono Claire. Sì, la festa è magnifica. Sì, Mira? Mira sta una meraviglia. Ah, vuoi parlare con lei? Sì, te la passo subito. Un attimo, un attimo. Tocca a te, parlaci tu. Non ti scordo, ti prego, non mi passare il telefono. Porterò i tuoi figli a scuola in macchina per un anno intero. No. È come il gioco della patata bollente. È il tuo turno. Sì, sono Harry e John. Insomma, vuoi uscire? Pronto? Ciao, John, piccolina. Come vai in Venezuela? No, non sono Mira, sono Chris. Mira è andata un attimo in cucina a chiedere una cosa a me lì e te la passo subito. Sì, ma stai bene? Chi è che non ha ancora parlato? Ken, non ci ha ancora parlato? Ken!
Vuoi parlare con Harry e Joan? Cosa? Vuoi parlare con Harry e Joan? Sì, sì, mi farebbe piacere tornarvela a casa. John, non ti sento, credo che la linea sia disturbata. Si sta cadendo la linea, insomma, esci. È pronto, venite tutti. Chi è stato? Chi ha bussato alla porta? Io, ma perché c'è tua cugina Joan al telefono? Mi hai spaventato da morire, mi è caduto il cristallo nel vaso, è un cristallo antico di 2 milioni di anni. Oh, senti, parlaci tu, no? Tanto sei sotto, che differenza fa? Non startene l'impalata, idiota, prenditi a farlo. Che si lascia perdere. Pronto, pronto. Vado su a chiamare. No, vado io.